Cari amici, benvenuti alla nostra diretta settimanale su Telebene, la televisione spirituale cristiana, una finestra aperta sull'infinito di Dio. Siamo giunti al settimo appuntamento della nostra catechesi biblica sull'Eucaristia, il pane degli angeli. Oggi prendiamo in esame la tradizione eucaristica di Gerusalemme, presente nei Vangeli di Marco e Matteo. È chiamata così perché potrebbe essere nata nella primitiva comunità cristiana di Gerusalemme e nelle comunità giudeo-cristiane da essa dipendenti. Dopo il video seguirà il Terra Santa News, la raccolta di video e reportage realizzati nella terra di Gesù ed inviati a noi dal Christian Media Center di Gerusalemme, che racconta la Terra Santa attraverso la sua storia, la fede, la cultura e l'attualità, permettendovi di conoscere e mirare la terra del quinto Vangelo, quella percorsa da Gesù durante la sua ineguagliabile missione. Partiamo allora con il video dedicato alle parole pronunciate da Gesù nell'istituzione dell'Eucaristia, così come sono riportate nei Vangeli di Marco e Matteo. Prendiamo in considerazione la tradizione eucaristica di Gerusalemme e presente nei Vangeli di Matteo e Marco. Leggiamo dal Vangelo di Matteo. Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò, lo diede ai discepoli dicendo: «Prendete e mangiate, questo è il mio corpo». Poi prese il calice e dopo aver reso grazie, lo diede loro dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Io vi dico che da ora non berrò più di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio». Nel Vangelo di Marco ci sono delle varianti rispetto a quello di Matteo. Manca il verbo mangiate, dopo prendete, manca bevetene tutti, però è presente la frase ne bevvero tutti. Manca specialmente l'espressione in remissione dei peccati. Mentre mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese il calice e rese grazie. Lo diede loro e ne bevvero tutti e disse: «Questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza versato per molti. In verità vi dico che io non berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio». Gesù prende il pane e pronuncia la benedizione. Questa frase è simile a quella presente nel Vangelo di Luca e nell'Epistola di Paolo ai cristiani di Corinto. Dopo aver pronunciato la benedizione, il rendimento di grazie sul pane, Gesù lo spezza e lo dà loro. Spezzare il pane e distribuirlo è una funzione propria del padre di famiglia che presiede il rito pasquale. È importante comprendere cosa abbia voluto dire Gesù con le parole «prendete, questo è il mio corpo». Evidentemente Gesù ha detto queste parole non in greco, ma in aramaico. Qual era la parola aramaica corrispondente alla parola greca «soma», che significa corpo?
Secondo alcuni studiosi, come Cesare Giraudo, la parola sarebbe pigra, che significa non solo il corpo morto, il corpo esanime, il cadavere, ma anche corpo vivo e operoso. Inoltre esse significa tutto il corpo personale quanto il corpo sociale. Perciò, parafrasando il senso della parola soma, così si esprime Gesù: questo è il mio corpo vivente che sta per essere dato alla morte per voi. Questa è la mia vita che sta per essere fatta in pezzi perché voi torniate a vivere, incorporandovi a me. Questo è il mio corpo esanime, dato in sostituzione del corpo del vostro peccato. Seguendo ciò che scrive Giuseppe De Rosa sulla civiltà cattolica, torniamo nuovamente alla frase che è al centro della formula eucaristica. Questo è. Questo indica il pane azimo che Gesù ha in mano e che spezza per distribuirlo ai suoi discepoli. La copula è, in greco, esti, indica che in forza della potenza creatrice e trasformatrice della parola di Gesù, il pane diviene il corpo di Gesù realmente, ma sacramentalmente, cioè misteriosamente identico e diverso, nel senso che Gesù è realmente presente e vivo, ma sotto le specie del pane, per essere nutrimento spirituale di coloro che lo mangiano con fede nella sua parola, entrando in tal modo in comunione reale ma sacramentale con lui. È bene tornare a questo punto alle parole pronunciate da Gesù nella sinagoga di Cafarnao, riportate nel Vangelo di Giovanni, e che ora ripetiamo: se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Come ha scritto padre Jean Galou sulla civiltà cattolica, non si tratta di mangiare la carne del Figlio dell'uomo nello stato presente della sua esistenza terrena, ma nello stato celeste che sarà quello della sua esaltazione alla destra del Padre. Nella vita terrena la carne non avrebbe la capacità di nutrire spiritualmente l'uomo, deve essere riempita e trasformata dallo Spirito, come nel Cristo salito al cielo. È lo Spirito che dà la vita. La carne non giova a nulla. Soltanto la carne di Cristo risorto e glorificato, resa viva dallo Spirito, può comunicare la vita divina. Fatta questa doverosa precisazione, torniamo alla tradizione eucaristica di Gerusalemme, presente nei Vangeli di Marco e di Matteo. Poi prese il calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti, e disse: questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza versato per molti. Con queste parole Gesù afferma che nel calice, da cui i discepoli sono invitati a bere, sotto il segno del vino e quindi sacramentalmente e realmente presente il suo sangue, aima in aramaico dema, ma sangue che sta per essere versato. Quindi è presente la sua persona che sta per andare alla morte per la salvezza delle genti, poiché il senso della parola greca polloi è la moltitudine, quindi tutti. Anzi, proprio questo termine greco peripollon, che significa per molti, ed è pronunciato da Gesù mentre offre il calice, rimanda al quarto carme del servo sofferente di Yahweh, una figura le cui indicibili sofferenze anticipano con le impressionante fedeltà la passione e morte di Gesù, realizzandosi già ora con le parole: questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza versato per molti. Corpo donato e sangue versato sono il legame tra ciò che avviene nel cenacolo e ciò che avverrà il giorno seguente al Calvario.
sono i due tempi dell'unico sacrificio di Cristo per la salvezza degli uomini, in riparazione dei peccati. Sacrificio che deve essere ripetuto ritualmente per rendere presenti i discepoli di Cristo nel corso del tempo e renderli quindi partecipi della salvezza che da quella morte è venuta agli uomini. Ma il sangue di Cristo presente nel calice, sotto il segno del vino, è il sangue dell'alleanza. Questa frase rimanda al sangue dell'alleanza tra Dio e Israele, di cui parla Mosè aspergendo l'antico popolo di Israele nel deserto ai piedi della montagna sacra. I profeti Geremia e Zaccaria annunciano una nuova alleanza che supera la precedente ed è quella che Gesù suggella, patto tra Dio e il nuovo Israele, cioè la Chiesa. Per ora, in modo incruento, il giorno dopo sarà suggellata in modo cruento con la passione e morte di Gesù. È un'alleanza definitiva, diversa dalle precedenti, perché non più fondata sul sangue di capri e di vitelli, ma sul proprio sangue, versato per molti, cioè per le moltitudini, proprio come anticipato biblicamente nei carmi del servo sofferente. Dopo il suo intimo tormento, vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà la loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudini dei potenti, egli farà bottino perché ha consegnato se stesso alla morte ed è stato annoverato fra gli empi mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i peccatori. In tal modo Gesù intende presentare la propria morte come quella che introduce nel mondo la redenzione finale, stabilendo l'alleanza definitiva tra Dio e gli uomini. A questa morte redentrice che dà salvezza, i discepoli di Gesù, ripetendo il suo gesto sul calice, si renderanno presenti e ne parteciperanno i frutti di salvezza fino alla fine dei tempi. Sta qui il senso dell'Eucaristia come dono eccelso, mirabile, vitale, che renderà sempre presente Gesù in mezzo a noi. Ciò avverrà tutte le volte in cui i suoi discepoli, cioè tutto il popolo dei credenti in Cristo, potranno mangiare e bere alla sua mensa. Una volta compreso questo, ci rendiamo conto perché Gesù offre il suo pane del cielo solo alla vigilia della sua passione, morte e risurrezione. In realtà, dando il suo pane e il suo vino, Gesù offre già un anticipo della sua risurrezione e ci proietta tutti nella dimensione di Dio. Ecco l'immenso valore dell'Eucaristia nella nostra vita, un cibo che ci proietta e ci proietta nella dimensione delle cose ultime. Ecco perché il Santo Padre, Giovanni Paolo II, definisce l'Eucaristia come un assaggio di eternità nel tempo. Nel Vangelo di Marco, al quale fa riferimento anche Matteo, la frase «fate questo in memoria di me», presente nella tradizione antiochiana e quindi in Paolo e Luca, non c'è. C'è quest'altra espressione. «In verità vi dico che io non berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio». La frase di Marco ha tutto il carisma dell'autenticità. Infatti, Gertessen riconosce in essa un detto autentico di Gesù, uno dei pochi detti di cui si può precisare la situazione originaria. Con queste parole, Gesù dà a tutti l'appuntamento alla casa del Padre. Egli sa che morirà, ma sa anche che la sua morte e risurrezione prepara il banchetto escatologico. Il banchetto finale, che sarà anticipato già su questa terra dal banchetto eucaristico. E mentre i discepoli bevono l'ultimo calice della Pasqua antica,
Gesù prepara il nuovo calice col digiuno della sua morte. Non berrà più vino se non nel regno, quando sarà finito l'esodo, allora sarà sempre presente in mezzo ai suoi nella gioia. Telebene, la televisione spirituale. Una finestra aperta sulla luce di Dio, rivelato in Gesù Cristo, suo Figlio diletto. In Terra Santa ad essere protagoniste sono le pietre, da quelle antiche, testimoni di molti avvenimenti biblici, alle pietre vive, i cristiani locali, la cui presenza è da sempre sostenuta dalla custodia di Terra Santa. Amir si è ammalato di tumore per 3 volte, ma non si è lasciato sopraffare dalla disperazione. Al contrario, dal suo dolore è nata una grande speranza, insieme al desiderio di donare qualcosa agli altri. Per questo ha deciso di creare la Haya Foundation di Nazareth. Si è svolto il 3 luglio al Centro Sant'Antonio di Nazareth il 5° concorso regionale di conoscenza della Bibbia. A partecipare all'evento 16 coppie provenienti da diverse parrocchie cristiane sparse in tutto il paese. Primo premio, un viaggio a Roma e a Lourdes. Costruita nel 1163 durante il regno della regina Melisenda, la cattedrale di San Giacomo è il cuore del quartiere armeno della città vecchia di Gerusalemme. Nella chiesa si trovano, secondo la tradizione armena, le reliquie di 2 distinti santi di nome Giacomo, le storie dei quali si incontrano proprio in questo luogo. Pietre ovunque si guardi, nelle strade, nell'architettura delle case, nelle pareti dei negozi, in alcune panchine pubbliche e sulle porte e mura che circondano la città vecchia. A Gerusalemme le case devono essere fatte di pietra. Perché? Gerusalemme terrestre corrisponde alla Gerusalemme celeste. E la Gerusalemme celeste, come viene descritta nell'Apocalisse di Giovanni, è fatta di pietre preziose, meravigliose. E per questo le pietre della Gerusalemme terrestre devono già anticipare, evocare la Gerusalemme celeste. Le pietre sono state usate nella Bibbia in diversi modi e la loro importanza va molto al di là del semplice aspetto fisico. La simbologia della pietra nella Bibbia è molto ricca. Prima di tutto vediamo che le tavole della legge che Mosè ha ricevuto al Sinai erano scritte sulla pietra. La pietra significa la stabilità, la sicurezza. C'è un altro testo molto bello nel libro di Samuele. Davide prende 5 pietruzze con il bastone e la fionda per ammazzare Golia, il gigante. Gigante che è il simbolo del male. Abbiamo un altro testo molto bello di Isaia 51. Cioè, guardate la pietra dalla quale voi siete stati tagliati. E guardate la cava di pietra dalla quale voi siete stati estratti, e continua, guardate a Abramo e guardate a Sara. Abramo è chiamato la roccia dalla quale il popolo ebraico è stato tagliato. Pietro, che riceve questa promessa, tu sei Pietro, su questa pietra edificherò la chiesa, è il nuovo Abramo. Come la fede degli ebrei è basata su
Abramo, la fede dei cristiani è basata sulla fede di Pietro. Il tempo passa, loro restano, portano bellezza, fanno parte della storia di questa terra santa, in tutti i luoghi in cui passò Gesù, la pietra angolare. Abbiamo a Gerusalemme tantissime pietre, la pietra dell'unzione, la pietra dell'agonia, la pietra del Calvario. Quindi queste pietre che noi abbiamo qui a Gerusalemme sono tutte memoriali della vita, della passione, della morte di Gesù. E ricordano un testo fondamentale, il Salmo 118. La pietra scartata dai costruttori è diventata la pietra angolare. In ebraico la pietra si dice Eben. E il figlio si dice Ben. Eben, Ben, di queste pietre Dio può fare figli a Israele. La pietra rigettata, il figlio rigettato, è diventato la pietra angolare. Oltre a conservare le pietre memoriali, i francescani custodiscono le pietre vive della Terra Santa. I francescani sono qui ormai da più di 800 anni e i francescani anche sono custodi della pietra della memoria e siamo custodi di tutti i luoghi santi, ma anche siamo i custodi della pietra viva della gente. E questa è la cosa più importante, più preziosa, è la pietra viva, la gente qua. E per questo subito i francescani vicino a un santuario hanno fatto la parrocchia, hanno fatto la scuola, hanno fatto il centro sportivo, sociale, spirituale. Sì, diamo l'educazione, l'affitto, l'alloggio, le case e diamo anche il lavoro. Abbiamo anche le borse degli studi. La custodia aiuta queste famiglie, aiuta queste persone per poter vivere, per poter rimanere, per poter vivere in dignità anche in questa terra santa. E per questo la custodia veramente per la pietra viva fa tante tante cose. In Terra Santa molte pietre riportano a epoche e fatti biblici, pietre che hanno fatto parte della storia del popolo di Dio e della vita e degli insegnamenti di Cristo. Lui stesso disse: «Se tacerà la voce dei profeti, grideranno le pietre», ed esortò: «Colui che è senza peccato, scagli la prima pietra». Ho deciso di aprire la Haya Foundation dopo un trapianto di midollo osseo all'ospedale Rambam di Haifa. Amir si è ammalato di tumore per 3 volte, ma non si è lasciato sopraffare dalla disperazione. Al contrario, dal suo dolore è nata una grande speranza, insieme al desiderio di donare qualcosa agli altri. Per questo ha deciso di creare la Haya Foundation di Nazareth. Nata nel 2017, si tratta di un'organizzazione non profit che ha l'obiettivo di sostenere i bambini orfani con varie patologie croniche, aiutandoli ad integrarsi nella società. La Haya Foundation punta a supportare questi bambini dal punto di vista sociale, culturale e della loro integrazione nella società. Credo che tutto nella vita corrisponda ad una situazione cosiddetta di win-win. Significa cioè che da una stessa situazione traiamo vantaggio sia io che te. È esattamente quello che accade con questi bambini. A trarre beneficio dalla nostra attività sono loro, ma anche l'intera società. Loro studiano, per esempio, ma nel frattempo danno anche un insegnamento prezioso agli altri. Insomma, prendiamo 2 piccioni con una fava. La storia di Amir insegna come la felicità stia nel dare, non nel ricevere. Il lavoro della Haya Foundation ruota infatti attorno a 6 progetti fondamentali, i quali rappresentano i valori umani che portano vita e speranza nei cuori dei bambini malati e orfani. Allo stesso tempo, i bambini regalano emozioni che toccano i cuori dei volontari nella Haya Foundation, la quale intrattiene buoni rapporti di collaborazione anche con altre fondazioni simili della Terra Santa.
Sono molto colpita della realtà della creche, l'orfanotrofio di Betlemme, dove vivono piccoli neonati di qualche giorno o di qualche mese senza genitori. Ricevo una grande forza da loro. Dopo ogni attività che svolgiamo lì, torniamo a casa con una grande energia, nonostante le loro storie difficili. Ci danno molta vitalità, che rafforza il nostro desiderio di fare volontariato e di aiutare gli altri. Ognuno di noi ha il proprio campo dove mostra il proprio potenziale. L'esperienza di Amir ha avuto un grande effetto anche sulle persone a lui vicine. Anche la sua famiglia e i volontari che stanno intorno a lui, infatti, hanno compreso il potere del messaggio che Amir lancia alla società di oggi. Durante una grave malattia le persone perdono molte cose. I capelli, il peso, la forza, la vista. Scoprono però che ci sono molte cose semplici della vita che prima non apprezzavano abbastanza, come bere un caffè con un amico o giocare con un bambino, che ti regala emozioni più belle di qualunque altra cosa. Quando ci accorgiamo che possiamo perderle, comprendiamo davvero il loro valore. Nel mio caso posso dire che da un dolore profondo è nata la speranza. Si è svolto il 3 luglio al Centro Sant'Antonio di Nazareth il quinto concorso di conoscenze della Bibbia, alla presenza di Monsignor Youssef Matta, arcivescovo di Haifa, Acri, Nazareth e della Galilea per i greco-cattolici, di Monsignor Hanna Caldani, vicario patriarcale per i latini a Nazareth, dell'arcivescovo della Chiesa Episcopale a Gerusalemme Riyad Abu al-Assal e di Fra Marwan Dides, parroco latino di Nazareth, insieme a diversi sacerdoti, suore e a numerosi partecipanti. Il concorso mira ad approfondire la fede e la consapevolezza del proprio essere cristiani attraverso la conoscenza della Bibbia, che contiene parole d'amore e tolleranza per tutte le persone, parole di accettazione degli altri. Spesso pensiamo di conoscere la Bibbia perché l'ascoltiamo in chiesa, la leggiamo prima di andare a letto e proviamo a capirla. Tuttavia nel concorso studiamo la Bibbia in modo da poter rispondere ad alcune domande e questo fa una grande differenza. La competizione è stata allietata da canti religiosi che hanno reso piacevole l'atmosfera della serata. Nel suo discorso, l'arcivescovo Youssef Matta ha sottolineato come la familiarità con la Bibbia non significa solo conoscere Cristo, ma anche vivere Cristo. 16 sono state le coppie provenienti da diverse parrocchie cristiane sparse in tutto il paese che hanno partecipato a questo concorso. Nell'ultima serata, due coppie hanno gareggiato per il primo posto e per il primo premio, un viaggio a Roma, che prevede anche un incontro con Papa Francesco, e la visita al Santuario Mariano di Lourdes in Francia. Alla fine della competizione, la giuria ha annunciato i vincitori, Randa Bahut di Shefa Amer e Mervat Khouri di Ibillin. Ho espresso alla Madonna il desiderio di visitare Lourdes. Le ho chiesto di realizzare questo mio sogno. Oggi, prima della competizione, sono entrata nella Basilica dell'Annunciazione e le ho presentato questa intenzione, sperando che esaudisca questo desiderio. Attraverso la Bible Knowledge Competition organizzata dalla Annunciation Foundation in collaborazione con l'Annunciation Parish Family Club di Nazareth, la comunità dei credenti potrà riscoprire un rapporto più intenso con il Signore. È stata un'esperienza molto ricca che mi ha ricordato quando Gesù disse a Pietro: «Prendi il largo e calate le reti per la pesca». Sento di aver toccato la profondità della parola di Dio andando più in profondità nella Bibbia, specialmente nel libro dei Proverbi e nel libro della Sapienza. Oh.
ancora oggi viene illuminata solo dalla luce del sole e da moltissime candele e lampade ad olio, senza l'aiuto dell'elettricità. Costruita nel 1163 durante il regno della regina Melisenda, la cattedrale di San Giacomo è il cuore del quartiere armeno della città vecchia di Gerusalemme. Nella chiesa, secondo la tradizione armena, si trovano le reliquie di due distinti santi di nome Giacomo, le cui storie si incontrano proprio in questo luogo. Il primo è Giacomo l'Apostolo, figlio di Zebedeo e fratello di Giovanni, uno dei primi quattro chiamati da Gesù sulle rive del lago di Tiberiade. Qui in questa piccola cappella si può vedere il luogo in cui la testa di San Giacomo Apostolo è sepolta. San Giacomo Apostolo fu il primo ad essere martirizzato nel 44 d.C. per ordine di re Erode Agrippa e dopo che fu decapitato la sua testa fu sepolta qui. Perché qui? Perché qui c'era la casa di San Giacomo, il fratello di Gesù, il minore, il primo vescovo di Gerusalemme. La testa di San Giacomo Apostolo fu portata a lui e lui la seppellì nel suo giardino. Questo secondo Giacomo viene appunto chiamato fratello del Signore anche se non in senso letterale. Probabilmente era un parente di Gesù. Divenne il primo vescovo della città santa e venne ucciso sulla spianata del Tempio verso il 62 d.C. Possiamo vedere un piccolo semicerchio. Lì c'era la tomba di San Giacomo, il primo vescovo di Gerusalemme. Ma nel Medioevo le sue reliquie furono traslate all'altare principale della chiesa, dove si trovano ancora oggi. Proprio di fronte all'altare due troni, uno accanto all'altro. Uno più semplice, in legno, l'altro più imponente, riccamente decorato. Quello più semplice è utilizzato dal patriarca armeno di Gerusalemme. Ogni qualvolta viene qui per partecipare alla divina liturgia o ai vespri, siede su questo trono. Quello decorato, invece, è il trono di San Giacomo, il primo vescovo di Gerusalemme. Termina la preghiera. Il giorno seguente i fedeli del quartiere saranno di nuovo richiamati qui dal suono di queste due piastre, quella di ferro al mattino, quella di legno alla sera, poste proprio nel cortile d'ingresso della cattedrale armena di San Giacomo. In the history, twice the Christians were forbidden. Nel corso della storia, per due volte ai cristiani è stato vietato di utilizzare le campane, ma in questo modo non c'era modo di informare i fedeli che cominciava la preghiera, per cui gli armeni cominciarono ad utilizzare queste due piastre. E fino ad oggi, nonostante suoniamo le campane, abbiamo mantenuto questa tradizione. La diretta di Telebene, la televisione spirituale, termina qui. Vi ricordiamo che sabato prossimo proseguiremo la catechesi considerando ciò che il Vangelo di Giovanni ci dice sull'Eucaristia, anche se a prima vista l'autore sacro non cita l'episodio della cena di addio in cui Gesù istituisce l'Eucaristia. Intanto vi comunichiamo che potrete rivedere questa diretta indirizzando la vostra pagina web sul nostro sito Telebene oppure sul canale YouTube di Telebene. Potete rivedere anche tutte le trasmissioni di Vivere la Speranza sul nostro sito Telebene. Chi è dotato di Smart TV può trovare facilmente sia il programma che altri video di Telebene
o chiamando direttamente a voce verso il telecomando dicendo vivere la speranza, oppure accedere a YouTube e digitare ciò che cercate. Vi lasciamo con un arrivederci a sabato prossimo 18 luglio.